Se ieri abbiamo ascoltato l'ultimo comandamento che Gesù, il Dio fatto uomo per noi, ci ha lasciato, oggi ascoltiamo il mandato che il Cristo risorto ci lascia prima di ascendere al Padre. Non un lungo discorso di commiato, ma un incarico, una missione, la cui importanza viene suggellata dalla gloria della sua risurrezione. Andate e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Portare il Vangelo non semplicemente a tutti gli uomini, ma ad ogni creatura. Quasi a voler enfatizzare che il creato deve riverberare la forza del messaggio del risorto. Ed ancora una volta ecco che Gesù volge tutti questi sforzi per offrire la salvezza. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Fede e battesimo allora sono delle condizioni primarie per la salvezza. Non solo questo, chi annuncia il Vangelo, chi vive la parola con la propria vita, Gesù lo accoglierà alla sua presenza, nella persona dello Spirito Santo e con segni che gli faranno vedere la presenza del Signore nel mondo. Gesù ascende il suo cammino sulla terra come un cerchio che si chiude, si completa nella sua perfezione. Con la sua ascensione Gesù porta a compimento la sua opera, partecipa alla regalità stessa di Dio e compie le promesse messianiche. Un Vangelo di speranza quindi, di compiutezza, dove più chiaramente il disegno della salvezza si colora di tinte universali. Ma quello che sembra un Vangelo che segna la fine di Gesù su questa terra in attesa della parusia è invece l'inizio di un lungo cammino, quello della Chiesa. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Buona e santa giornata a tutti.